benvenuto a Napoli, al napoletano Alberto Angela. Ovviamente il mio compito non è quello di illustrare la storia professionale di Alberto Angela, perché qua siamo tutti i suoi estimatori, ma col suo curriculum è lui un cittadino del mondo. Oggi noi dobbiamo spiegare alla città, al paese, a tutti quelli che in questo momento sono collegati con noi, perché noi abbiamo preso questa decisione. Innanzitutto voglio ringraziare le tante persone di Napoli che ci hanno scritto esprimendo la volontà popolare di far diventare Alberto Angela cittadino. Poi chiaramente noi l'abbiamo voluto fortemente e vi spiego perché. Non perché Alberto Angela abbia parlato bene, tanto la competenza, la professionalità, l'umanità e la passione di cavarsi nel corpo, nell'anima e nel cuore di Napoli, col rigore dello scienziato, con la pazienza dello storico e con la sensibilità di un uomo colto. Ne ha cercato di cogliere l'umanità della nostra città, una città complicata, complessa, inferno, paradiso e purgatorio allo stesso tempo. È andato nei luoghi del centro storico, ma anche nei luoghi delle sofferenze, dalla periferia al centro, dalle periferie del centro alle periferie delle periferie. E non ha mai fatto una lettura superficiale e patinata della nostra città, mai cadendo nel folklorismo di maniera e nemmeno lasciandosi andare a quel pensiero unico che magari ti fa scalare i vertici dell'ordine costituito del nostro paese. Per noi è importante, perché Napoli è una città globale, Napoli è una città mondo, è una città senza confini, e devo dire non sono tanti quelli che hanno la pazienza di volerla analizzare fino in fondo e provare a capire il mistero di Napoli, che è quel rapporto tra lo spazio e le persone. Sento di dire che Napoli è più ricca perché avrà un divulgatore scientifico onesto che non farà sconti ai nostri difetti e che essere napoletano è un grandissimo onore ma anche un grande onere, perché noi dobbiamo sempre di più comunicare quello che è Napoli. È una città dalle infinite potenzialità, da un cuore grandissimo, ed è una città che comunque la vogliate pensare, anche in questo momento così difficile del mondo, è rimasta umana. Quindi da una città umana, la cittadinanza onoraria a un grande onore. Viva Alberto Angela! Viva Napoli e il suo popolo! Grazie! Ora, c'è la parte ufficiale.